Ciao a tutti, ben ritrovati alla decima lezione. E come al solito l'animale lo avete scelto voi e dalla prossima settimana cambierò tutorial e rimarremo sempre sugli animali. Fino ad adesso ci siamo occupati di figure intere, invece dalla prossima settimana ci occuperemo del primo piano, quindi questa parte qui. E non sarà più doppio l'appuntamento alla settimana, ma ci vedremo una volta alla settimana. Faccio anche un piccolo annuncio perché a breve ci saranno delle sorprese sul mio profilo e vale solo per Instagram, quindi seguitemi. L'autore di questa settimana si chiama Jen Schulman, spero di averlo pronunciato bene, che ho trovato anche in questo caso su Instagram. Buona visione! Ora, per semplificare il più possibile il nostro lavoro, cercheremo semplicemente le forme geometriche. Questo non solo ci aiuterà per le proporzioni dei nostri soggetti, ma anche per capire come i soggetti stessi andranno inseriti all'interno del foglio. Allora, mi avete visto fare un passaggio in più in questo caso, ovvero queste forme circolari mi sono servite per capire più o meno lo spazio che volevo occupare all'interno del foglio. Sono scappata un pochino fuori, infatti il disegno non mi sta completamente all'interno della telecamera, ma vabbè, ci accontenteremo, al massimo sistemerò questa codina. Allora, al momento sono forme geometriche, molto semplificato. È possibile che alcune proporzioni siano sbagliate perché non è un soggetto facile. Mi piaceva tanto questa foto, ma non è un soggetto per niente facile, quindi ci sarà da divertirci. E ecco qua, comunque adesso le forme geometriche le abbiamo. Andrò sempre cercando di mantenere la semplificazione, a ripulire un attimo il segno anche per capire questo gioco di zampe qui. Pensavo di aver sbagliato qua, invece ho sbagliato completamente la lunghezza del mio soggetto. Comunque adesso più o meno sistemato, sento che però c'è ancora qualcosa che non funziona. Ma adesso pian pianino ripulirò prima lui, che è quello che in proporzione mi è venuto meglio, poi pian pianino sistemerò anche quest'altro. L'unica cosa che mi dispiace di questo soggetto è che non potete ammirare le loro enormi orecchie, perché non è la foto adatta. Però non ne ho trovate di più carine in cui valesse la pena, in cui si vedessero meglio. Va bene, comunque, come avete visto, aver disegnato queste forme geometriche mi ha permesso di ridimensionare in modo più veloce la parte inferiore del corpo. Quindi ora inizierò a ripulire tutto questo marasma di righe.
Allora, pensavo peggio, nel senso che pensavo di dover allungare ancora di più la parte inferiore del corpo, invece, sono molto soddisfatta, come avete visto, e disegnare ci vuole il suo tempo. Bisogna avere un po' di pazienza, però, rispetto a come avevo iniziato, ho cancellato sempre meno e trovato sempre meglio le proporzioni. Quindi, come vedete, il licaone assomiglia molto al cane che abbiamo già affrontato in una lezione precedente. E, in effetti, è della famiglia dei cani, dei canidi più precisamente. Quindi, diciamo che è della famiglia della volpe, come della famiglia del lupo, come della famiglia del cane. Infatti, le proporzioni sono abbastanza simili a quello che abbiamo già affrontato fino ad adesso. Stessa cosa vale per il pelo, che andremo ad allungare attorno al collo, ovviamente nella coda e vicino alla schiena, ma dobbiamo cercare di ricreare un po' anche l'effetto maculato che ha il suo pelo. Quindi prima di tutto andrò a intensificare il pelo nelle parti dove c'è maggior pelo e dopo andrò a ricreare qualche disegno. Spero sia andata tutto bene questa lezione e, come avete visto, non ho disegnato tutte le macchie del manto del licaone, ma questo perché abbiamo lavorato semplicemente sulla figura. Invece il manto renderebbe molto meglio se colorato, quindi se volete provare a realizzare a colori questa illustrazione, mi raccomando, mandatemela. Noi ci vediamo la prossima settimana, seguite le mie stories perché a breve ci saranno delle sorprese. Ciao!